presente in dichiarazione di quando il consigliere Marino ha ben spiegato anche tecnicamente qual è la proposta che viene portata al consiglio comunale. La stessa critica vuole evidenziare anche coloro che oggi sono venuti qui con un cartello che dice liberi di scegliere. E quello è il senso con quale stessa critica si approccia a votare a favore di questa delibera proposta dal consigliere Marino. Perché tutta, consigliere, per favore, lo so che quando le tematiche si alzano un po' si svolge il consiglio comunale, però almeno il silenzio per chi resta in aula. Ed è proprio questo l'approccio con il quale stessa critica vuole arrivare alla votazione, e cioè quello da ribattersi sempre e comunque per la libertà di scelta e la consapevolezza delle persone in ogni passo della loro vita, liberi di scegliere, liberi sempre e consapevoli. E per questo sinistra critica su un tema così forte come quello là del testamento biologico non può tirarsi indietro, non può dire la sua, non può che apprezzare che ha portato oggi il Consiglio Comunale questa delibera e sicuramente voterà a favore di questa delibera. Grazie. Lo voglio ringraziare perché ha fatto uno sforzo di sintesi della
vi ho già detto che non l'avrei fatto e non lo faccio, e sono dispiaciuto per i consiglieri comunali che non hanno partecipato a questo dibattito. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, io metto in votazione di grazie a tutti da un'ora, chi si alza la sezione del consigliere che si deve dire che richiede che la delibera non sia munita per le attrici sufficiente per essere legittima. E poi c'è la sezione via del sindaco dei motivi riteniamo di essere il